Non siamo qui per piangere, ma per ringraziare Dio uno e trino che ha voluto suscitare in mezzo a noi e per noi il vescovo emerito Antonio. Solo agli occhi degli stolti pare che egli sia morto, ma attraverso la sofferenza e il transito da questo mondo, Dio lo ha voluto provare per trovarlo degno di sé. Lodiamo ed esaltiamo insieme il Signore Dio Onnipotente che regnerà per sempre sui giusti. Sono le parole tratte dall'omelia dell'arcivescovo di Catanzaro Squillaci Vincenzo Bertolone al funerale dell'arcivescovo emerito Antonio Cantisani, svoltosi nella Basilica dell'Immacolata a Catanzaro. Abbiamo chiesto a Monsignor Bertolone quale sia l'eredità che lascia Monsignor Cantisani. La testimonianza della sua vita, intensa, ricca sotto ogni punto di vista. Quindi santo cristiano, da laico, da prete, da vescovo, da arcivescovo, ha cercato di testimoniare la parola di Dio, Cristo di cui era innamorato, e lo ha fatto con entusiasmo, con passione, con animo giovanile fino alla fine. A tutti dico, ecco, anche sul suo esempio, amiamo il Signore. In tanti erano presenti per un ultimo affettuoso saluto personalità del mondo ecclesiastico, politico, militare, culturale, intellettuale, tanti sacerdoti insieme a numerosi fedeli, presenti anche i nipoti di Monsignor Cantisani. Noi abbiamo incontrato un nostro collega e nipote del compianto presule che porta tra l'altro il suo stesso nome, Antonio Cantisani. Il suo percorso ha cadenzato la nostra vita, insomma, noi abbiamo girovagato per la Calabria, poi di fatto insieme a lui quando eravamo piccoli, lui era a Rossano e noi siamo cresciuti a Rossano, poi è venuto nell'80 a Catanzaro e noi abbiamo incominciato a conoscere e amare Catanzaro insieme a lui. È stata e sarà la nostra stella polare e morale. È stato un grandissimo uomo in generale. Proprio perché lui come si può dire, ha affrontato la vita assaporandone tutta la bellezza e facendola assaporare a tutti gli altri la bellezza della vita. Le nostre condoglianze di RTC e del Grazie, giornale di Calabria, grazie, grazie. grazie.